vorrei annoiarvi, ma mi sembra l'occasione giusta per informarvi anche di una serie di strategie, visto che ha parlato il segretario amministrativo. E noi abbiamo un segretario amministrativo durissimo, che però che ci pone sempre su una buona strada. No, questo vuol dire, però, nel corso della giornata mi è venuta in mente alcune situazioni, vedendo questo panorama di scollamento, permettetemi di dire, tra la politica regionale sarda e, con tutti i nostri problemi, perché anche noi ne abbiamo tantissimi, e la nostra politica regionale in difesa della nostra autonomia in senso però anche quindi economico della gestione. Questo perché la nostra comunità e i nostri presidenti che si sono succeduti, anche loro con grossi non santi in paradiso, ma uomini navigati politicamente, che sicuramente, non dico delegittimati come noi vorremmo oggi, non di casta, questo sicuramente no, ma anche per noi il dibattito sul costo della politica, per esempio, del costo, noi siamo 130.000 persone e gira, vuol anche dire partecipazione, questo è fuori di dubbio, ma avremo almeno dai 3 ai 5.000 persone che fanno politica, perché abbiamo il Consiglio regionale, le comunità montana, 100.000 persone ma 72 comuni, con delle leggi molto tonde. Voi sapete che noi abbiamo una legge di autonomia che è unica in Italia, dove i comuni, in un principio di sussidiarietà, non dipendono più dallo Stato italiano, ma dipendono dalla regione, quindi che il presidente della giunta è anche il prefetto, quindi non c'è neanche, quindi abbiamo delle tipologie un po' che sarà messo in discussione. Detto questo, che le tipologie sono diverse, però è il discorso che dobbiamo fare stamattina, strategicamente il governo regionale, le forze sociali e le forze anche politiche, non tutte, giustamente la minoranza fa la minoranza, quindi il diritto di controbattere determinate scelte, ma per esempio noi tra gli anni 80 e gli anni 2000 abbiamo avuto una serie di strategie che vanno economiche, di interesse, che vanno nell'interesse della comunità. Primo fra tutte, ci siamo ricomprate, dopo che eravamo comprate nel 500, poi nel 700, poi nell'800, ce le siamo ricomprate un'altra volta tutte le acque. Voi avete presente a Val d'Aosta, no? Quindi noi produciamo, abbiamo tutta una serie di centrali idroelettriche molto importante, e noi, il nostro presidente del 1986, che era presidente Dino Viren, caro amico, fece una grande operazione con Enel. Uscì la famosa cosa che si poteva privatizzare, noi siamo andati, allora c'era Tatù, andammo e ci dice: ci compriamo le cose, quanto ci costa? Ci costava allora 1.600 miliardi, facemmo dei bond regionali, tutti d'accordo anche in consiglio, con una parte chiaramente contro come tutti, ma comprammo un'operazione di questo tipo. Cioè oggi in 8 anni ci siamo pagati il debito, abbiamo creato qualcosa come quasi 1.000 posti nuovi di occupazione, di persone che sono dei regionali, e oggi le nostre società partecipano in Fiat, a Ginevra, eccetera, sia di una ricerca di fonti alternativa, ma soprattutto siamo proprietari di 2 milioni e oltre di kilowatt che produciamo, dove noi consumiamo solo il 30%. Questo ha fatto sì che ci sono delle ricadute economiche di un certo tipo, che le famiglie valdostane con la liberalizzazione paga dal 15, e speriamo di portarlo al 25% in meno, l'energia elettrica. Questo vuol dire che però possiamo fare, per chi ha partita IVA e grandi industrie, perché non possiamo più andare a Roma, dicendo: ma siccome è una roba nostra, me la pago, e io a te che vieni ti faccio pagare il 50% del costo dell'energia elettrica. Voi capite cosa vuol dire per un'industria questo? Vuol dire trovare degli elementi che Bruxelles non può più fare. Questo è avere una politica di strategia rispetto a questo. È una cosa estremamente importante, che mi auguro che
il Consiglio e il Governo della Sardegna abbia la capacità di poter. Poi molte altre cose, poi ne abbiamo altre, voi sapete abbiamo una casa da gioco, voi non ce l'avete, che crea un sacco di problemi enormi, ma che ci porta 50 milioni di, dai 50 agli 80 milioni di euro dopo aver pagato circa 1.500 stipendi, anche alti, non di basso livello, perché insomma vanno da 2.000 a 6.000 euro gli stipendi, quindi voi capite che c'è una possibilità alle casse per poter finanziare tutta una serie di. Quindi questo voglio dire avere una strategia di ordine politico, economico da parte della regione che va nell'interesse della comunità. Io questo credo che sia essenziale, perché senza questo non ci potrà essere una strategia di liberazione sicuramente sociale da parte della Sardegna. Adesso la parola a Francesco Casula. Voi sapete, Francesco è stato il secondo segretario della Confederazione Sindacale Sarda, ha svolto benissimo il ruolo di coordinamento anche di questo sesto congresso. Io lo ringrazio personalmente, ma credo che tutti noi gli dobbiamo un grazie, e cioè, è sempre stato vicino. Io ho proposto che Francesco ritorni ad essere parte del Consiglio in ruolo attivo, in modo tale che soprattutto sul versante scuola, lingua, abbiamo la possibilità di coordinare quanti lavorano, e sono molti, in CSS. Guardate che abbiamo una serie di anche di studiosi, penso a Mario Puddu, che lo sapete è un autore di un vocabolario sardo, uno dei più importanti, ma tantissimi scrittori, poeti, insegnanti che però non sono vicini alla CSS e che potrebbero esserlo. Quando io ho citato tra gli eroi Francesco Masala, non è solo perché il suo ricordo della recente scomparsa insomma ci coinvolge, ma perché Francesco mi diceva sempre: la più grande idea rivoluzionaria del Novecento in Sardegna è la creazione del sindacato sardo. Quando questo lo capiranno i lavoratori della Sardegna, in Sardegna si incomincerà a comprendere che cosa significa uno sviluppo locale, uno sviluppo partendo da quello che abbiamo con le nostre forze e la nostra intelligenza. Io non depio né chierio fai dare. Zilapattu es pro bon narrere pacas paraulas, è impresse puro. Io sono stato colpito dall'intervento di Rita Boero. Dirò perché. Quando noi siamo nati come Confederazione Sindacale Sarda, abbiamo posto due questioni fondamentali. Prima ancora dei programmi, prima ancora dei progetti. Vogliamo essere un sindacato etnico e di base. Molti di noi facevano sindacato. Io sono stato tanti anni nella segreteria, nel direttivo della CGL Scuola. E uscivano da quei sindacati, voglio scusarmi con Antonio Giuntini, che invece è un sindacalista di quei sindacati, ma si muove in modo diverso, erano sindacati di Stato, erano sindacati che servivano più che ai lavoratori, con pochissime eccezioni, ai dirigenti sindacali. Erano sindacati che servivano per fare carriera politica come trampolino di lancio per diventare onorevoli deputati parlamentari. Questo erano e questo sono questi sindacati. Ma c'è di più. Spesso erano sindacati che servivano ai fedelissimi per fare carriera nei luoghi di lavoro, per avere accozzi, per avere collaborazione. Difatti erano sindacati collaborazionisti con la dirigenza pubblica o privata, erano sindacati per sistemare figli, parenti e amici nei confronti di chi dissentiva. Io ero uno di quelli allora. C'era, come dire,
una persecuzione permanente. Noi abbiamo resistito, io personalmente, per 15 anni, poi me ne sono andato via. E sono entrato in un sindacato perché si poneva come un sindacato dei lavoratori, quindi un sindacato che faceva partecipare i lavoratori, in cui i lavoratori erano protagonisti, senza gerarchie, senza burocrazie, se volete senza dirigenti nel senso di dirigenti oppressivi che dettano la linea, che decidono per conto tuo. Io devo dire la verità, venivo invitato ai congressi, persino a Roma andavo al congresso nazionale, intervenivo qualche volta in sardo e ci dicevano: ma che bravi questi sardi, ma che bravi! Grande quindi successo di critica, successo di cassetta mai. Quando si trattava di decidere la composizione della direzione nazionale, noi eravamo fuori per due motivi. Prima, perché i sardi entravano in pochi. Secondo, perché la minoranza non entrava mai a livello direttivo. Ma non è che noi ce ne siamo andati perché non entravamo in segreteria. Bastava essere fedeli, saremmo entrati in segreteria. Ce ne siamo andati perché già da allora, e parlo degli anni 80, questi sindacati non erano collaborazionisti solo con lo Stato, erano collaborazionisti con i padroni. Non erano sindacati conflittuali. Non che io voglia la lotta permanente tutti i giorni, come si diceva, la lotta si media, si tratta, ma si tratta con la trasparenza. Non si tratta sotto banco, non si tratta al di fuori degli organismi dirigenti, al di fuori di una discussione collettiva. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare a mantenere l'ispirazione originaria di sindacato etnico, che poi vuol dire che difende i lavoratori nelle situazioni di lavoro, nelle situazioni economiche e dal punto di vista di lavoratori sardi, nella sua cultura, nella sua lingua, e sindacato di base. Guardate che l'ispirazione di un sindacato, le idealità di un sindacato sono importanti, non sono meno importanti dei programmi, anche perché i programmi spesso rimangono scritti nei documenti congressuali. Se questa ispirazione però non la facciamo vivere, se questa, che vuol dire una cosa, e su questo io devo dire la verità, sono francamente deluso, non dal congresso di oggi che è stato ottimo, ma dalla partecipazione, per esempio, a manifestazioni o altro, o il radicamento nei luoghi di lavoro. Un sindacato di base non può competere con CGIL, CISL e UIL a livello, sul loro terreno, perché hanno potentati economici, hanno a favore i partiti, la Chiesa, le istituzioni, tutto. Noi possiamo competere con questi sindacati se trasformiamo gli iscritti, che bisogna farne, e sempre di più i militanti. Se noi non risolviamo questa questione, noi non potremmo mai essere un sindacato che conta, saremmo una cosa marginale. Essere militanti vuol dire radicarsi nei luoghi di lavoro e nei luoghi di lavoro fare lavoro sindacale, politico sindacale, di informazione, di formazione, di proselitismo, una parola sembra brutta, di proselitismo. Dobbiamo acquisire il consenso dei lavoratori. Dei lavoratori in quanto tali, in quanto lavoratori sardi, non me ne importa niente delle appartenenze politiche dei lavoratori, io guardo ai bisogni dei lavoratori, non ai partiti a cui sono iscritti. Per cui si può anche parlare qui, è giusto, di destra, sinistra, soru, non soru, a me francamente non me ne importa niente, perché io valuto i partiti, valuto la regione, i comuni, le province, dalle cose che fanno, non dalle cose che dicono, non dalle appartenenze, non dagli schieramenti. Dobbiamo uscire da questa logica, se qualcuno ce l'ha in testa. A noi non ce ne importa niente. Saranno gli altri a dire se siamo di destra o di sinistra, ma rispetto agli obiettivi che noi ci poniamo, rispetto ai programmi che noi ci poniamo. Da questo punto di vista io ho l'impressione che abbiamo molto da fare. Perché non si capisce altrimenti, quando ci sono le elezioni delle rappresentanze nei luoghi di lavoro, non solo perché noi non ci siamo, ma perché non veniamo eletti. Con CGIL e CISL UIL dobbiamo fare una scommessa, una competizione grossa.
Dobbiamo sconfiggerli, ma non perché noi abbiamo la mania di diventare un sindacato grande dal punto di vista burocratico, del potere, che non lo saremmo mai. Abbiamo la presunzione di avere una linea giusta, di avere la ragione e le ragioni dalla nostra parte. E allora io credo che nei luoghi di lavoro, se noi ci radichiamo, se siamo credibili nei confronti degli altri lavoratori, se non siamo settari, se ci rivolgiamo quindi a tutti, io credo che potremmo sfondare. Io non voglio essere modesto, nella mia scuola io ho preso il 60% dei voti, CGL, CISL, UIL, SNAL, insieme l'altro 40%, ma non perché ero io, perché si fa un lavoro. E allora i lavoratori, anche se non si iscrivono alla CSS, è importante che si iscrivano, ma anche se non si iscrivono, ti votano, perché ti riconoscono. Allora, il problema che noi abbiamo davanti in questi anni che ci aspettano è competere con i sindacati di Stato su questo terreno, il terreno della militanza, il terreno della informazione, controinformazione, il terreno del radicamento. Un sindacato che non è presente nei luoghi di lavoro, dalle fabbriche agli uffici alle scuole, scusate, è un sindacato che non esiste, anche se noi vogliamo essere il sindacato dei lavoratori sardi, del popolo lavoratore sardo, diceva Emilio Lussu, e non dunque del lavoratore visto in una visione immiserita, visto come lavoratore dipendente occupato. Ci sono i lavoratori precari, sempre più numerosi, di cui dobbiamo privilegiare il consenso. Ci sono i disoccupati, ci sono i lavoratori autonomi, ci sono gli artisti, ci sono... Ecco, noi dobbiamo rivolgersi al popolo lavoratore sardo, coinvolgerlo. Coinvolgerlo non vuol dire che devono venire alle nostre riunioni, che devono auto-organizzarsi. Il problema vero delle federazioni è dell'auto-organizzazione. Poi viene anche dietro l'auto-organizzazione economica. Se noi non facciamo questo, e quindi se ci limitiamo ad essere, io voglio, non lo è, e spero che non lo sia mai, un sindacato un po' ideologico, un po' indipendentista, tra virgolette, io sono indipendente, ma non è questo il problema. Ai lavoratori dobbiamo rivolgersi con una proposta sindacale. Rispetto poi alle opzioni politiche, possiamo discutere e confrontarci, senza essere subalterni rispetto a nessuno, pur sapendo qual è la nostra ispirazione. Sindacato della Nazione Sarda. Grazie.